Cosa c'entra un artista come Cesare Cremonini con il mondo dell'auto? Se ve lo state chiedendo, la risposta è semplice. Il cantante bolognese, in tour con il suo ultimo album, La teoria dei colori, se ne va in giro con il suo staff a bordo di una Captiva. Chevrolet è infatti sponsor tecnico e le telecamere di MotorCube hanno raggiunto Cremonini per un'intervista in esclusiva. Musica, cinema, poesia, è evidente che riesce a essere molto eclettico, sei cantante, sei attore, scrittore, insomma un artista completo. Ecco, in quale ambito riesci ad ottenere più soddisfazioni? Ma per prima cosa premetto che mi sento un artista molto fortunato, oltre più che poliedrico, nel senso che la mia vita è la musica, l'ho coltivata da quando sono un bambino, in primo luogo per volere dei miei genitori, quando della musica mi interessava relativamente, soprattutto della musica classica. Poi più avanti ne ho capito la forza e le possibilità che mi regalavano e quindi ne ho fatta diventare una scelta di vita. Ora porti in tour il tuo ultimo album, La teoria dei colori, che è arrivato a distanza di circa 4 anni dal precedente, Il primo bacio sulla luna. Che cosa c'è dietro un nuovo album? Creatività? C'è una grande sfida che vivi dentro di te, è una sorta di enorme, gigantesco puzzle che credi che sia quasi impossibile ricomporre. Secondo me scrivere un disco è mettere insieme cose che tu hai già dentro ma che devi trovare, selezionare, capire, comprendere. È un lavoro di grande ricerca. Secondo me le canzoni sono come oggetti smarriti che vanno recuperati, ripuliti e rimessi al loro posto. Non è che li crei e non c'erano, capisci? Quello che provo io almeno mentre scrivo è questo. Ovviamente c'è molto di te nelle tue canzoni. Ecco, qualche anno fa ne hai scritta una che la gente ancora canticchia per strada, 50 Special. Ci vai ancora in Vespa? Certo ci vado in Vespa, sì. Soprattutto a primavera, quando Bologna i cieli bolognesi si riempiono di rondini, i colli fioriscono, le ragazze si scoprono. La Vespa in quel momento è il non plus ultra della libertà. Oggi ovviamente ho anche la passione per le macchine e per un altro tipo di locomozione che mi porta ancora più lontano. Citroën è il primo marchio francese in Italia, unico caso nel mondo, ed è quello che cresce di più nella top 10 dei clienti privati. In un mercato nazionale che è in forte crisi, Citroën tiene bene ed ha portato la quota privati da 5,1 a 5,7%, e questo nei primi 8 mesi di quest'anno. Numeri grazie ai quali Citroën guarda il futuro in maniera positiva. Lo dimostra la quantità, ma soprattutto la qualità di modelli presentati negli ultimi mesi. Come la linea DS, ad esempio, che ha portato il marchio francese a primeggiare verso la qualità e le prestazioni a cavallo fra design, impronta giovanile e valore tangibile del prodotto. Il mercato italiano dell'auto l'anno prossimo è un mercato che sarà il mercato più basso del 1979, il mercato dell'auto che necessita rinnovazione di un parco che è vecchio. Uscire dalla crisi non è possibile, utilizzare tutte le armi per affrontare la situazione di crisi. Noi in Citroën abbiamo, numero uno, siamo un marchio che ha molta storia in Italia, ha un parco Citroën enormissimo che noi possiamo attaccare o fidelizzare. Per questo è molto importante tutte le officine e tutto il professionalismo e la qualità del servizio che noi sviluppiamo tutti i giorni con la rete concessionaria.
I nuovi allestimenti incrementano il prodotto, mentre i nuovi modelli offrono un rapporto qualità-prezzo spesso ineguagliabile, visti i tempi, senza trascurare tutti gli aspetti riguardanti la tenuta dell'usato. Per rimanere sui numeri, il lancio della linea DS ha consentito a Citroën di aumentare la notorietà del marchio dal 50 al 57%, seconda solo a Fiat e Mercedes. Con la famiglia dei modelli DS è prevista da parte di Citroën la conquista di un 76% di nuovi clienti e nel 2014 la fetta di mercato dedicata a DS inciderà del 14% sul totale delle vendite della marca francese. La DS ha multiple opportunità in questo contesto. Opportunità numero uno per noi è una contribuzione all'immagine della marca, che è una immagine storica. E di più, la linea DS per me è la linea che ha più di possibilità contro gli specialisti. Perché? Perché noi abbiamo una macchina molto bella, più economica che una macchina di un specialista, che noi già vendiamo più che molto specialista in Italia. Insomma, una strategia che sta dando i suoi frutti anche in un mercato che risente della crisi generale, con la consapevolezza che stare fermi ora vorrebbe dire non rimanere al passo domani. Étonner et innover, stupire e innovare. A questi due requisiti fondamentali si ancora da sempre l'essenza dello stile Citroën. Ed ora un tocco di freschezza e puro divertimento. 136 motociclisti provenienti da 20 paesi si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Kemer alle 10 del mattino per darsi battaglia in una corsa all'ultimo sangue, dal mare alla sommità del Monte Olimpo nella Red Bull From Sea to Sky 2012. Come dicono gli organizzatori, Red Bull Sea to Sky non è una passeggiata sulla spiaggia. Questa competizione necessita di preparazione, forza, impegno e costanza nell'allenamento. Solo i migliori riescono ad ottenere un buon risultato e a completare la gara. È una delle più belle competizioni di enduro estremo di tutto il mondo e quindi per gli amanti della specialità un appuntamento da non perdere. La gara, una delle più dure alle quali i piloti sono chiamati a partecipare, è un misto tra enduro estremo e rally e richiede tantissimo talento e resistenza fisica, indispensabili per affrontare e riuscire a passare indenni tutte le prove. Un percorso tra fango, terra, acqua e tantissimi ostacoli, dove oltre all'abilità tecnica ci vuole una gran dose di coraggio. Dopo la prova sulla spiaggia arriva la sezione nella foresta e la ripida salita in montagna. Insomma, una prova a tutto tondo. Compatto, agile e molto glamour. Con queste credenziali Nissan Juke è diventato in poco tempo un vero e proprio bestseller. Rivoluzionario ed eccentrico quanto basta per distinguersi ma con stile. La linea è un mix di elementi che ricordano soprattutto il Murano. Cattura lo sguardo anche all'osservatore più distratto, attratto com'è da quelle fiancate alte, imponenti, caratterizzate dal notevole movimento circolare dei passaruota. Un punto di riferimento per Nissan, che già al lancio è stato presentato come un veicolo fuori dall'ordinario. Lo ricordiamo nell'ormai famoso spot dove cielo, mare e terra si incontrano come gioco degli elementi, dove il filo conduttore è Juke, vettura adatta ad ogni situazione. E così nascono le altre versioni. Sulla base del crossover compatto arriva la supercar Juke R, il sogno della concept che diventa realtà, ma ovviamente in un'edizione molto limitata e solo su ordinazione. Sotto al cofano ruggisce il motore V6 biturbo della GTA, che per l'occasione guadagna altri 60 cavalli per arrivare a 545, assicurando prestazioni da capogiro.
Non manca poi la versione racing. Giuc Nismo debutta in grande stile in occasione della leggendaria 24 ore di Le Mans. Nismo, acronimo di Nissan Motorsport International, è il marchio sportivo di Nissan che dalle piste sbarca su strada. Giuc Nismo si riconosce per il kit aerodinamico racing con paraurti anteriori e posteriori in posizione ribassata, parafanghi più ampi, minigonne sottoporta e griglia modificata che, insieme allo spoiler di coda, assicura un controllo ottimale del flusso d'aria. Insomma, quale che sia la versione, Juke risulta un'altra sfida vinta. Con Outlander si entra di diritto tra i SUV di segmento medio, quello più ricco in termini numerici e in maggior crescita, dove ci si confronta con tutti e la sfida è agguerrita. La nuova versione risulta molto più attenta all'estetica soft, offrendo una linea decisamente più friendly e meno ricercata rispetto al passato. Balza immediatamente alla vista il nuovo design del frontale, reso più bombato da un fascione arrotondato con al centro il simbolo Mitsubishi. È poco più lungo rispetto a prima, ma la vista sembra più grande e con il posteriore che si caratterizza per gli inediti gruppi ottici trasparenti. Si avvale del sistema di trasmissione All-Wheel Control, che abbina il controllo attivo della stabilità con la trazione integrale a gestione elettronica, con possibilità di passare dalle due ruote motrici alla modalità quattro ruote motrici bloccate. 30 anni di storia nei sistemi a trazione integrale sono un bel biglietto da visita. Ora è disponibile anche la versione a due ruote motrici che abbatte i costi e i consumi. Per quanto riguarda le motorizzazioni, troviamo un benzina 2 litri e un diesel 2.2, entrambi con 150 cavalli di potenza ed equipaggiabili secondo gli allestimenti con cambio manuale o automatico. Più avanti arriverà anche la versione ibrida plug-in, che assicurerà consumi bassissimi ed emissioni vicine ai 50 grammi per chilometro di CO2. Il nuovo motore diesel assicura la giusta grinta con una spinta vigorosa fin dai regimi più bassi ed un buon allungo, coadiuvato al meglio dal cambio manuale a 6 rapporti, dagli innesti precisi e sufficientemente rapidi. L'Outlander è un SUV molto versatile che offre un'ottima abitabilità, grazie ad un abitacolo ampio, accogliente e comodo anche per 5 adulti, una dotazione di serie molto ricca ed un bagagliaio capiente. L'assetto è piuttosto morbido, ma la stabilità resta ottima malgrado la massa notevole e l'altezza da terra. Dall'esemplare unico della 300 SL con carrozzeria e lamiera di magnesio alla mitica 300 SL ali di gabbiano del 1954, fino ai giorni nostri con la nuova generazione di SL. Mercedes festeggia i 60 anni della linea, dando il giusto risalto alla sua impareggiabile storia. L'amore dell'uomo per l'innovazione non morirà mai, ne sono convinto e ci credo fermamente, questo pensava Carl Benz, uno dei padri della moderna automobile, insieme a Gotthard Daimler. Due lungimiranti ingegneri tedeschi dell'Ottocento, due vite unite da un unico filo conduttore, l'automobile. Due geni nati nella stessa regione, che lavorarono, pur non sapendolo, per un medesimo scopo e per un destino che da lì a poco li avrebbe uniti nella storia. E infatti i loro destini si unirono il 28 giugno del 1926, quando avvenne la fusione delle rispettive aziende da loro create e che diede vita ad un marchio tuttora fra i più prestigiosi al mondo, la Daimler-Benz. Mercedes è da sempre protagonista nell'innovazione tecnologica, vedi nel 1951 con la cella di protezione del passeggero, nell'81 l'airbag. Tra i modelli più affascinanti, uno prodotto negli anni 50, la avveniristica 300 SL, una supercar di una bellezza mozzafiato, con porte che si aprivano ad ala di gabbiano ed un motore a 6 cilindri in linea di 2.996 cm3, in grado di erogare una potenza di 215 cavalli per una velocità che toccava i 260 km/h. Quel modello che fece sognare gli appassionati di tutto il mondo fu prodotto dal 54 al 57 in soli 1.400 esemplari. Ed è rimasto un mito nella storia dell'automobile.
La produzione di serie è da sempre orientata al prestigio ed anche la SL300, denominata Pagoda, è uno dei modelli di maggior fascino. E con questa storia fatta di grandi successi ed innovazione nel segno della stella, MotorCube vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre con il meglio del mondo dei motori.